Il solstizio d'estate, quella festa del raccolto che esiste in tutte le civiltà contadine e che qui è una festa importantissima, perché fare un mulino nel pieno dell'area dei Monti Down, nel pieno dell'area coltivata, a distanza dai mezzi di comunicazione di massa, dalle autostrade, dai porti, dalle ferrovie, poteva sembrare una pazzia. Invece in questo modo il mulino ha sostenuto i produttori di grano italiano di qualità, ha sostenuto l'agricoltura di precisione. Qui siamo in grado di molire indicando il campo dal quale viene il grano e il produttore, il gestore del mulino, lo sa bene perché lo vede dove sta il campo e certifica la filiera della produzione. Una cosa così, il grano canadese, quello che costa 4 soldi, non se lo può permettere, perché loro non sanno manco da dove gli arriva, non sanno cosa ci hanno messo nel terreno, non sanno di che parlano. Loro semplicemente hanno una ruota che gira e produce farina della quale non sanno dirti nulla. Una cosa preoccupante, ed è questa la ragione per la quale noi spingiamo per la biodiversità, per continuare a seminare tutte le specie di grani italiani e pugliesi. Ed è anche la ragione per la quale sono venuto qui a ringraziare tutta la famiglia che ha fatto questo sforzo di generazione in generazione di costruire questo mulino e che oggi ringrazia, credo, tutta la comunità, perché la festa del grano non è la festa di un'azienda, è la festa di una comunità. Qui ci sono tutti i sindaci, tutte le persone più importanti, e quindi il Presidente della Regione è venuto a dire grazie e a dire ovviamente che sono a disposizione, perché io faccio il maggiordomo della regione, e se sono utile sono a disposizione. Insomma, Emiliano poi ritorna in Capitanata all'indomani del risultato elettorale, non solo di comune. Io purtroppo sono nato a Bari, vi avviso, però noi amiamo questa provincia, parlo dei baresi, come amiamo tutta la Puglia, perché ovviamente ciascuno di noi deve essere consapevole dei doni che ha ricevuto, e la Capitanata per noi è un dono straordinario. E il suo commento all'indomani del risultato elettorale non solo nei comuni della Capitanata, ma nel comune capoluogo, dove comunque si giocava una partita anche in vista del futuro, quella delle elezioni regionali. Sono certo che andrà meglio la prossima volta.